Una politica partecipata, una politica in cui i cittadini sono invitati a partecipare alla vita amministrativa e ad esprimersi, ad avanzare proposte. Accade a Fragagnano, dove il sindaco Giuseppe Fischetti continua in questo suo secondo mandato a coinvolgere i cittadini nei progetti più importanti. Il comune di Fragagnano si prepara alla riqualificazione del corso principale della città. Abbiamo un progetto importante di riqualificazione del centro storico che avrà un impatto sulla cittadinanza e quindi riteniamo che sia corretto invitare i cittadini fragagnanesi a partecipare se non alla stesura, alla redazione del progetto, ma alla condivisione dello stesso. Per cui oggi noi siamo qui per raccogliere idee, proposte, anche critiche. Mi sembra anche naturale che chi vive in una determinata area conosce meglio i problemi appunto di quella zona ed è la persona più indicata per poterci consigliare al meglio appunto sulla progettazione. Come deve essere questo nuovo corso Vittorio Emanuele? È un po' più bello veramente. Molto più illuminato rispetto adesso, più vivibile, con più persone, più luoghi di interesse dal punto di vista sociale. Ma speriamo una cosa bella per il nostro paese. Signora, come deve essere questo nuovo corso Vittorio Emanuele? Il parcheggio delle macchine che danneggia la nostra vendita, teniamo la strada piena di macchine parcheggiate, praticamente se devono i clienti è impossibile che spendano il mio negozio. Un corso ciclabile, pedonale, che riesca ad essere attrattivo anche per chi venga da fuori. Sicuramente libero dalle macchine e dalla confusione attuale.